Ciao a tutti! Nel mio lavoro mi capita spesso di restaurare, oltre a cornici e mobili, anche degli oggetti in legno, i più disparati. Alcuni li troverete familiari, alcuni sono veramente particolari e curiosi. In questo video volevo appunto raccogliere alcuni di questi oggetti che ho già restaurato o sono in procinto di restaurare e, come potete dedurre dal titolo, volume 1, in futuro probabilmente farò altri video su questo argomento. Cominciamo col video. Di questi mi è capitato spesso di restaurarne. Sto parlando degli appendiabiti. Ce ne sono di due tipi, questi che sono, vedete, a tre, semplici. Invece questi sono più interessanti perché questi erano estensibili e potevate appendere, vedete, avevano un sacco di posizione per appendere gli aliti. Cosa interessante di questi portabiti, che erano realizzati utilizzando dei lini che venivano torniti, poi tagliati a metà e poi montati. Anche adesso si trovano facilmente nei mercatini dell'usato, sono oggetti che erano negli anni 50, anni 60, forse anche prima, trovate molto spesso negli ingressi delle case. Questo oggetto invece mi ha colpito quando me l'hanno portato perché, come potete vedere, dà l'idea di essere una decorazione, non so se avesse altri scopi, ed è tutto interamente in legno, intagliato a mano, è un lavoro veramente notevole. Guardate anche sul retro, qui ci sono dei cartelli di cui non riesco a capire bene la specifica, cosa significhino. È tutto un pezzo unico, presumo che sia in legno di noce, guardandolo così. Intagliato a mano, dà l'idea anche di essere qualcosa di orientale, visto il tipo di intaglio. Vedete, sono dei vasi ed è bello perché è policromo ed è stato anche dipinto a colori. Adesso questo è ancora tutto da ripulire, però è interessantissimo. Vedete, ci sono dei vasi con dei fiori e dall'aspetto mi dà l'idea di essere qualcosa di orientale. Se avete come sempre idee, spunti da. O se ne avete qualcuno anche voi in casa, fatemi sapere nei commenti. Questa è veramente comunque una bella. È decisamente una bella opera. E chi l'ha fatto era sicuramente un artigiano che aveva delle capacità per riuscire a intagliare il legno in questo modo. L'arcolaio è un oggetto che spesso ho restaurato. Qui ne vediamo due esemplari, un po' diversi fra di loro. È un oggetto che piace ancora tantissimo perché moltissimi ricordi sono legati agli arcolai o filarelli, come li chiamavamo anche una volta, ricordi che riguardano i nostri nonni e i nostri bisnonni. Questi due esemplari sono già restaurati, vedete che sono molto particolari, sono molto simpatici da vedere. I problemi che hanno sono sempre quelli, l'infestazione, datarli. E poi soprattutto, visto che erano costruiti con legno, diciamo così, piuttosto povero, molte parti magari si rompono e bisogna cercare di restaurarle. Questo è un esemplare più classico con il suo pedale che metteva in moto la ruota e sono sicuramente ancora oggi molto amati. Qui abbiamo un oggetto davvero curioso che mi ha portato una cliente che anche lei non sa assolutamente a cosa serva, ce l'ha in casa da tantissimi anni. Qui mi ha detto che c'era una corda che passava da qui, entrava nel buco qui superiore e tornava da quest'altra parte, vedete, a questa parte in legno, c'è questa parte in legno, e sotto qui c'è. Adesso qui c'è un turacciolo, c'è una punta in acciaio, in metallo. A me dà l'idea che sia un oggetto che è una parte di un oggetto più grande, non so perché. Qui tra l'altro c'è anche un peso, c'è una parte in ferro qui sopra, inchiodata. Ecco, se avete idea di cosa potrebbe essere questo oggetto, scrivetelo nei commenti, così farete felice sia me sia che la mia cliente spiegandogli. Che cos'è? Qui vedete come sempre ci sono i tarli che sono immancabili sul legno vecchio. Comunque un oggetto decisamente curioso.
Questa è una cassapanca, anzi no, è un po' piccola per essere una cassapanca. In pratica è uno scrigno portagioie fatto a forma di cassapanca, chiaramente anche lui molto infestato dai tarli, molto bello perché anche nei particolari vedete queste piccole maniglie, questi bordi che sono intagliati, l'interno che chiaramente è adesso da rifare perché era veramente distrutto dal tempo, però è molto interessante. C'è anche la sua piccola serratura che non funziona più, vedremo di farla funzionare. Un bell'oggetto sicuramente, portagioie, me ne sono capitati tanti. Questo è molto particolare, molto carino perché è proprio una cassapanca in miniatura con queste parti intagliate, interessanti. Questa all'apparenza è una normale sedia, tra l'altro con un problema come sempre di tarli, ma se la guardiamo da vicino vediamo che ha sul retro questa maniglia e adesso vi mostro a cosa serve. Questa è una sedia per pianoforte, praticamente ha un'altezza regolabile. Se noi agiamo su questa maniglia, solleviamo, rimane in posizione. Vedete che il sedile si è alzato, ora vi mostro da vicino il meccanismo che c'è al di sotto. Ecco, vedete che al di sotto c'è tutto questo meccanismo che fa in modo che la sedia rimanga sollevata. Vedete il tarlo, che c'è un sacco di tarlo qui in giro. Ecco, vedete, al di sotto c'è questo meccanismo che la solleva e che permette di alzarla. È la prima volta che vedo una sedia di questo tipo. Ho sempre visto gli sgabelli per pianoforte, ma è la prima volta che vedo davvero una sedia per pianoforte, è decisamente particolare. Questo è un piccolo mobile di buona fattura. Vedete, è tutto in radica, ha questa antina in vetro molato, tra l'altro. All'interno ha tre cassetti, le condizioni sono buone. Uno dei grossi problemi di questo mobiletto è che sono state perse. Questa c'è una maniglia rotta, questa è stata persa. Qui ce ne sono altre due ai lati e questa è stata persa. Ed è uno dei grossi problemi del restauro, riuscire a ritrovare pomoli, maniglie, piccole serrature che siano, se non uguali, perché questo è praticamente impossibile, almeno in stile col mobile, e quando arrivano queste cose da riparare, davvero il problema è il problema più grosso in assoluto, questo per riuscire a farlo. Bene, per questo video è tutto. Se anche voi avete oggetti particolari a casa, ora sapete che si possono anche restaurare. Chiaramente, se volete, mettete le vostre impressioni, le vostre idee nei commenti, sarò felice di rispondere e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.